Oggi andiamo a vedere un quartiere in nuova costruzione a Dubai, quindi seguimi. Sì, verrà qui con tutti i pali della luce, no? Qua verrà il villaggio. Che fai? Gli do 400.000 lire e l'affare è concluso. E se non fossimo qui a Dubai, lo gli davo 2 lire. Sì. Insieme alla mia famiglia abbiamo deciso di andare al caldo per queste vacanze di Natale e siamo andati in Medio Oriente, più precisamente in Oman e a Muscat. Siamo stati benissimo, ci siamo rilassati, abbiamo festeggiato, siamo stati insieme e al ritorno ci siamo fermati qualche giorno anche a Dubai insieme a un amico a vedere cosa sta succedendo nel mercato immobiliare. Negli ultimi mesi, a causa anche della situazione geopolitica mondiale, a Dubai la crescita della popolazione è vertiginosa e la richiesta di immobili di pregio e non sta crescendo ed è cresciuta enormemente. Pensa che Dubai sono arrivati a superare i 4 milioni di residenti e solo nel periodo natalizio hanno avuto 20 milioni di scali all'aeroporto di Dubai. Insomma, una città in totale crescita, in totale sviluppo, e la domanda che ci siamo fatti io e Lucia è: ma conviene trasferirsi qui, ragionare se investire in questo mercato, insomma, che cosa c'è sotto? E quindi abbiamo deciso di andare sul marciapiede a vedere un po' di ville di lusso e un po' di quartieri che stanno nascendo per vedere qual è il sentiment proprio di persona. Hanno fatto la pista da sci, la pista di sci, il doppio più grande dell'altra. Lui è Daniele, un mio carissimo amico, vive qua a Dubai da un anno e mezzo e ci sta portando a vedere quello che lui ha già selezionato come potenzialmente operazioni interessanti. Allora, la zona dovrebbe essere questa. Li stanno già costruendo. Quello cos'è, Dani? Quello è District 1. Ok. Allo? E qua faranno tutta la zona est con delle ville esclusive, con la laguna, il centro commerciale, le scuole, il centro di polizia, proprio un quartiere, una community. Qua è dove proprio mi diceva l'amico Dan, dove ci vive lo sheikh. Sì, vive qui a diverse case. Questa zona ha dato proprio il suo nome, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Devo ancora impararlo questo nome. E stanno per costruire questo quartiere, stiamo valutando con il cavallo cosa fare. Subito dopo sono arrivati gli agenti immobiliari con cui avevamo appuntamento e ci hanno introdotto al gigantesco progetto dello sceicco. Pensate che qui vendono tutto o quasi tutto sulla carta e molto spesso in pre-lancio, cioè prima ancora di lanciare il progetto al pubblico, grazie alla rete di contatti che si sono creati in questi anni, vengono vendute le case subito. E questo permette di creare un business, un'opportunità, quella di poter rivendere questi contratti nel tempo a persone che poi decidono di arrivare a comprare la casa in quel posto. Ed è un business molto interessante che poi magari approfondiremo. Comunque sai, sembra la moto Peppino, ma sai, nel deserto qua verrà verrà qui con tutti i pali della luce, no? Qua verrà il villaggio e uno dice e se non fossimo qui a Dubai non gli davo 2 lire. Sì, sai, nel senso, sai, sembra proprio che ti stanno per perché tutti quei trallicci, guarda che non è che sono 2 trallicci, sono almeno 10. 10? Sono chilometri di roba. Sì, sì, però questa roba porta l'elettricità tutta a Dubai. Hai capito? Che solo per interrarla dovranno spegnere da qualche parte. Non è così, bisogna avere questa sensibilità. Sì, bisogna avere questo... Se vuoi fare business, no? Devi comprare un pezzo di sabbia. Tu dici, la sabbia. Anche perché se non tolgono i trallicci, come costruiscono le cose? No, quello devo... Però la garanzia è che c'è il principe, vediamo. Principe si chiama, si dice Sheikh. Quindi qua è tutto venduto e Dani... Sono delle cose da finire ancora, ma hanno praticamente venduto tutto. Il contratto lo fai direttamente con che società? Sì, direttamente con il costruttore. Loro sono intermediari. Loro sono intermediari, prendono la parcella direttamente dal costruttore, tu non devi dare parcella a loro. Ah no?
La prendiamo qui direttamente da Arcus. Sì, sì, solo da chi dentro. Ovviamente ti fa il solo apprezzo. Certo, lo paghi sempre tu. Là dicono che sarà un'evoluzione di questo, quindi saranno anche ville fatte meglio, più larghe, più grandi. Qui potevi scegliere tre tipologie di ville. Ah! Così, ah, così. Una perché stanno facendo i lavori. Così si può vedere anche. L'hanno bloccata e poi metteranno la sabbia. Cioè, di qua è finita. E qua invece ci hanno fatto la diga e Castori. L'hanno bloccato, vedi, poi sarà qui tutta laguna. Che figata, cazzo. Sono veramente megalomani. Cioè, da noi neanche l'idea ti viene di fare una roba così. Qui, come vedi, hanno costruito una laguna. Adesso è interrotta da questa diga perché stanno sistemando alcune cose. E dove i proprietari potranno accedere come se fosse una spiaggia. In quattro Fuori. Mesi sarà tutto operativo. Puoi fare invece più piccoli opere. E qua invece non puoi prendere perché hanno già venduto tutto. Here is finished. No more this, villas. Yeah, here nothing more. No. Ehi Alessandro, potremmo fare un bel paddle inclusivo qua a Dubai, cosa ne pensi? Sai la cosa che mi fa pensare, mi fa venire l'idea futura di venire qua, la sicurezza, il clima, che comunque a parte tre mesi d'estate, che come diceva Daniele, dice sai da noi fa freddo sei mesi, quattro, cinque, sei mesi, qua fa caldo, cioè è lo stesso problema all'inverso, capito? E... però con la vita che facciamo noi, secondo me qua, sì perché tanto sei sempre in giro, ma quando vieni qua sei sicuro. Cioè lasci una casa, un posto dove sei comunque al centro del mondo perché è super collegato Dubai ed è veramente interessante. Figata. Ovviamente non è che veniamo a vivere domani qua, eh. Però sai quando le persone dicono ah fra 5-10 anni che cosa fai? Perché comunque il tempo passa e secondo me questa è un'opzione assolutamente valida. Una casetta magari la prendiamo. Questo qui è il sales office. Dove adesso proveranno a venderci di tutto. Amore, hai già speso tutto ieri, quindi non comprare niente. Vedete, qua praticamente gira dove eravamo prima, eravamo là dietro. Gira tutta questa laguna. Una cosa che dico sempre è quando vai in una nazione, l'economia della nazione la capisci da quante gru ci sono sui palazzi, da quante gru ci sono. E qui praticamente, vero Dan? Ci sono gru ovunque, infatti... avranno una fabbrica di gru qua perché ce ne sono talmente tante che è incredibile. Che plastici meravigliosi che fanno qua a Dubai, ci fanno emozionare. Prova a pensare quando ancora non c'era nulla, quando ancora non c'erano le case che abbiamo visto poco fa con la laguna che stanno finendo di sistemare. Arrivi e ti fanno vedere quello che faranno con questo plastico e poi vieni dopo un paio d'anni o tre e vedi tutto realizzato. Veramente, veramente bravi. Qui hanno ricreato il salotto della casa dove ti ospitano per vendere, giusto? Avanti. Parliamo un po' di prezzi, vediamo quanto costano le case all'interno di questo contesto che ovviamente è un contesto di pregio e di lusso. Mi sono preso un po' di appunti. Partiamo dalle case con quattro camere, quelle più lontane, diciamo così, dalla laguna che abbiamo visto dove c'erano i castori, che costano circa 1.800.000 l'una, più o meno, quello è il prezzo di partenza. Fino ad arrivare alle mansion, cioè le case più importanti, quelle in centro, che vanno anche oltre gli 11 milioni di euro. La cosa però interessante è che se ti interessano case, quelle che abbiamo visto all'interno di questo quartiere, non ti preoccupare del problema di avere noi soldi perché le case sono già tutte vendute. E la cosa interessante è che hanno una formula di vendita qui a Dubai che è molto interessante. Che cosa fanno? Se tu compri sulla carta queste tipologie di immobili, nel 99% dei casi ti danno la possibilità di pagarlo a tranche fino al 50-60% del valore della casa fino al momento della consegna. E alla consegna ci sono due altre opzioni, in base a chi compri e qual è la società da cui stai comprando e al contesto dove stai comprando, puoi scegliere se pagare il 40% alla consegna e chiudere così l'opportunità e la casa è tua, oppure dilazionare per altri due o tre anni quel 40% di finale del contratto per comprarti la casa.
Siamo andati a vedere queste casette, vero amore? Sì. Questo nuovo quartiere che stanno costruendo, adesso ci ragioniamo un attimo su cosa fare. Sono interessanti anche i piani di pagamento, le modalità che offrono qua per comprare gli immobili. Sono interessanti perché permettono ai turisti o ai locali di spalmare l'acquisto senza fare il mutuo, perché è direttamente il costruttore, la società che ti vende, che ti fa il finanziamento, in poche parole. Comunque, a parte quello, bello, bravi, bravi veramente, stanno costruendo cose incredibili. Allora, fammi sapere se ti è piaciuto questo format, perché voglio tornare a Dubai e girare anche altre città nel mondo dove andare a vedere come funziona il mercato immobiliare. Sono convinto, hai in mente un progetto nei prossimi mesi, anni, dove possiamo investire in tutto il mondo rimanendo comodamente a casa nostra. Se ti fa piacere e se vuoi partecipare a questi progetti, fammelo sapere qua sotto nei commenti. Io ti ringrazio, sai che sono una persona a cui piace contribuire e condividere. Se oggi sto pensando di comprare una villa da qualche milione di euro a Dubai, è solo perché ho imparato a comprare e vendere case, è solo perché ho cambiato la mia mentalità. E abbiamo creato questo percorso, Guadagnare con le Case, di 3 giorni dove puoi partecipare. E veramente il prezzo è ridicolo, il prezzo è il tuo tempo, devi prendere l'impegno per metterti lì e ascoltarmi, dove andiamo a scoprire come oggi in Italia possiamo comprare e vendere case generando una forte entrata finanziaria, a me piace chiamarla un'entrata impattante. 3 giorni insieme dove sono convinto che cambierai completamente il modo di guardare il mercato immobiliare e, se ti darà da fare, come già l'hanno fatto centinaia di persone, anche tu potrai magari fra qualche anno pensare di vivere una vita straordinaria e poter pensare a progetti grandiosi. Quindi grazie, ci vediamo nel prossimo video, iscriviti al canale e guarda i link qua sotto.